Via libera del Consiglio metropolitano al bilancio consolidato con le società ATAM e Svibrore che entrano a far parte del gruppo amministrazione pubblica. Dopo l'approvazione del bilancio consolidato, l'Assemblea ha deliberato sul riconoscimento di alcuni debiti per sentenze passate in giudicato e su alcune variazioni di bilancio. Fra queste ultime, l'arrivo nelle casse della città metropolitana di oltre 13 milioni di euro, frutto della partecipazione a due distinti bandi del MIUR destinati all'adeguamento sismico e alla progettazione antisismica degli istituti scolastici del territorio. Sul punto ha relazionato il consigliere delegato alle finanze Giuseppe Ranuccio, sottolineando la profonda attenzione che l'amministrazione, già a partire dal primo mandato del sindaco Falco Matà ed in continuità con il facente funzione di Versace, ha riservato per la sicurezza delle nostre scuole e dei nostri bambini. Sempre Ranuccio ha relazionato sul bilancio consolidato che si chiude con un esercizio di circa 90 milioni di euro ed un impatto positivo di 31 mila euro rispetto al risultato economico della città metropolitana, dati frutti di un'attività certosina e del riscontro dei bilanci delle due società ATAM e Svibrore. Questo bilancio, ha concluso Ranuccio, certifica ancora una volta l'ottimo stato di salute di città metropolitana. È stato approvato poi il rinnovo dello schema di convenzione con i consorzi ricadenti nel territorio per la realizzazione di lavori nei settori idraulico-fluviali della difesa del suolo. La questione particolarmente delicata è stata illustrata dal consigliere delegato Fuda. Sulla materia c'è troppa confusione in termini di normativa e competenze. Lo scorso anno, ha continuato il sindaco di Gioiosa Ionica, abbiamo destinato ai comuni contributi per 500.000 euro, ma da subito dobbiamo capire come i consorzi di bonifica possano dare una mano in questa che è una vera e propria missione. C'è da capire però il rapporto con la Regione, che ormai da anni non trasferisce risorse per la manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua, a differenza di quanto fa per le province calabresi. La dirigente, Domenica Catalfamo, è intervenuta per spiegare l'importanza ed i contenuti della convenzione ed il consigliere Giuseppe Giordano si è espresso favorevolmente sul provvedimento.